Benvenuti qui a Nike Football di Milano per la presentazione della maglia ufficiale della stagione 2010-2011, appunto dell'Inter creata da Nike. C'è molta milanesità sicuramente, un set di divisa, poi c'è la maglia ombre, eccetera, molto tradizionali nei colori, con un elemento innovativo che ne dà, pur mantenendo la tradizione, un aspetto più aggressivo. E Luca Cappellanti! Entrano con le nuove maglie del portiere della Coppa Italia! Ecco Orlandoni! Maglie, come dicevo prima, le divise, quindi la divisa home away, sono state realizzate mantenendo proprio la tradizione Inter dei colori, quindi il grigio e il nero, e con un design lungo le due maniche che impreziosiscono l'aspetto della maglia e rendono un tono più aggressivo, molto diverso tra l'altro da quello degli altri presupposti. Rimanere ancora a far parte di questo gruppo è un enorme piacere, un onore, perciò sono felicissimo di essere ancora qui. Questo ma lanciare questa coppa. Sì, direi di sì. Invece io darei il benvenuto a Luca, sei da poco arrivato, una new entry, cosa ti aspetti quest'annata? Un'annata esaltante, non so se come l'anno scorso, però di... Aspetta, Però di vincere qualcosa anch'io insieme alla squadra, una società vincente, di conseguenza di confermare tutto quello di buono fatto negli ultimi anni. La seconda maglia, quindi Edman Cambiasso, con la Coppa del Campionato, il titolo scudetto, vinto dal Inter. Bene, io posso farle una domanda un po' così, un po' così, ma perché la chiamano professore? Sono la chiamano professore. Ha detto che è particolarmente preciso lei. Per tanti sarà anche un problema, ma è una personalità. È un pregio, non è un difetto. Uomo, un giocatore, un gentleman, Arturo, e solo un capitano, Javier Zanetti, con la Coppa del Vecchio! Allora, Javier, che emozione è stata alzare questa Coppa? Unica perché... Sinceramente la seguivo da 15 anni e credo che dopo il fischio finale mi sono messo a piangere, già prima di finire la partita. Maglia tradizionale, associata tradizionale, l'elemento che le collega, quindi che le collega con la maglia away, è proprio il serpente, quindi mentre nella maglia away c'è proprio il simbolo, quindi del Biscione Visconteo, qui si è lavorato cercando di rendere la maglia stessa, quindi il disegno di base della maglia, riportando la sfumatura del serpente. Certo, quindi, la pelle, ricorda la pelle del serpente. La pelle del serpente, quindi l'optical effect, come la chiamano i nostri designer. Non è definita. Che dà anche maggior tridimensionalità, quindi, all'aspetto della maglia. Che si prospetta quest'anno? No, aspetta, che loro lavorano forte, possiamo vincere. Se veramente una squadra forte, una squadra con la mentalità vincente, questi giocatori sono molto professionisti, sono molto contento di stare qua e aspetto di fare la stessa cosa che ho fatto quest'anno.